Quella mattina H stava appollaiato sul tetto del castello di Gliminghe e aspettava il ritorno di Nils. Quanta bella primavera! Quanti fiori nell'arrughiolo! È proprio una canzone orribile, non la sopporto. Sei invidioso perché tu non sai cantare, eh? Sono convinto di avere la voce di un usignolo. C'è qualcuno che sta volando verso di noi. Ma chi è che sta arrivando? Sembrerebbe Emmerich. Sì, è proprio Emmerich, la vedo chiaramente. Toma! Vola come una sconsiderata, alla sua età dovrebbe stare molto più attenta. Oh, povero amichetto mio, sulla schiena di Emmerich c'è Nils, speriamo che si tenga forte. Oh, piano, Emmerich, non trovi? Vai piano. Com'è bello volare. Emmerich, sei pazza, muoio di paura, fermati. Atterraggio! Ma... Salute a te, mio nobile amico H. Non è stata una cosa facile riportare indietro Nils. I topi erano così entusiasti della musica del corno magico che non volevano più lasciarlo andare. Non ti invidio di certo per quel volo. Oh, la mia testa, quanto fa male! La prossima volta i tuoi voli acrobatici te li fai da sola, chiaro? Ti giuro che con te non volerò mai più, e mi giro tutto intorno, vedo doppio. Soffoco! Sei ridicolo, per un piccolo volo cadi in deliquio. Sei un debole, Nils. Cosa? Non ho sentito bene. Cosa significa debole? Chi ha cacciato via i topi, tu oppure io? Non ti arrabbiare, piuttosto voliamo subito a Thulamberg. Oggi lì c'è la grande festa di primavera. Cosa? Thulamberg? Mai sentita nominare. Devi sapere che ogni anno, all'inizio della primavera, tutti gli animali si radunano là. E tutte le gru aprono le ali e iniziano la loro famosa danza. Che bello, sono contento. Io non ho mai visto. E continuerai a non vederle perché tu non puoi venire con noi. Perché non posso? Perché nessun essere umano può vedere la danza delle gru. Lutukai wa doubutsu dake no omatsuri nan datte sa. Imamade ningen ga kita koto wa ippen mo nai nda mon. Ma io pensavo di essere quasi uno di voi, non sono più una vera persona. Voglio venire a Thulamberg insieme a voi. No desu ka? Ano Nils ga butokai e ikitai tte. Ne akkatecho, ore mo tsuretette kudasai. Vi prego, portatemi. No, è impossibile. Questa legge ormai esiste da centinaia di anni e nessun animale, per nessuna ragione al mondo, può infrangerla. Certo, non è possibile. Te l'ho già detto, mi pare, no? La tua presenza potrebbe disturbare gli altri. Rassegnati, Nils, non puoi venire con noi. No, secondo me invece può venire. Ci possiamo fidare di lui. Ti ringrazio, H. Ma che cosa stai dicendo? Non puoi non rispettare le regole, H. Se tutti facessero così, dove andremo a finire, eh? Come osi parlarmi così? Si va a Thulamberg. Peggio! Yagatta, Nils! Mette quello io. Yada, Nils! A Thulamberg! A Thulamberg! Ho una fame terribile, il mio stomaco brontola. Non ne posso più. Salta qui, salta là, quanto è bello saltellar. Salta il sole tutto il dì, saltelliamo sempre così. Saltelliamo, saltelliamo. La la la. Dan 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 dan. Sasa, odori no keiko wa sono kurai ni shite. Hayaku ikimashou. Dette mamma, kyou no butoukai de miseru n desu mono. Ureshii na. Non avete motivo di spaventarvi così. Nessun animale può dare la caccia a un altro in un giorno come questo. Non è vero, Smir? Cosa? Questa regola vale solamente nel momento in cui danzano le gru. Ma adesso le gru non stanno danzando, io. Una fame terribile.
Un'occasione così non mi capiterà più, man. Dove vai, Smirre? Vai, io... Sai che cosa succede a chi disturba la pace? Non penserete che io voglia fare del male a quei deliziosi coniglietti. Mi sono rallegrato per la loro danza. Lex, omae kyou ga donna hi ka shitterun daro na? Sorre mochiron de. Non raccontare frottole, non crediamo una sola parola di quello che dici. Poi ti conosciamo da anni e sappiamo quanto sei cattivo, quanto sei perfido. Vada bene che non succeda più, d'accordo? Ne ve lo prometto, vostra signoria. Per oggi ti lasciamo andare, ma che sia l'ultima volta. Mettitelo bene in testa, chiaro? Me parlano bene loro. Certamente si saranno riempiti lo stomaco prima. Mi rendo conto che ci sono leggi particolari per giorni particolari, ma dal momento che non mangio da giorni mi dovrò fare delle leggi personali. Ecco, sto svenendo dalla fame. Nanu? Masako? Aizu? Sogno o son desto? Un petto bocca! Giù tu, Lambert! Guarda, Carrot, laggiù c'è tu, Lambert. Fra poco saremo arrivati. Che bello! Pronti ad atterrare! Pronti ad atterrare! Martin, sei sempre l'ultimo! E a me non piace correre. La sentite questa musica? Oh, sì, che bella! Mi piace! Ma che cos'è? Credo che si tratti del ballo delle gru. Voglio andare a vederlo. Io anch'io, anch'io, oh, anch'io. Non correte, qua, qua. Dov'è, dov'è? そうです、友嬢さん。今日僕は何にもできないの。あなたたちにとってはとっても幸せな。そんで僕にとってはとっても幸せっていうか、なんちゅうか、この、パッと、今日は動物がみんな仲良く手をつなぎ、なんちゅうか、パッと、そのなんちゅうか、春が来て春だからその春に見えるこの、ああ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 あ何をするんだよ。え？ちょっとお待ちよ。レディーを蹴飛ばしておいて、それでいいと思ってんのかい。謝ったらどうなのさ。え、お謝り、お謝りよ。うるせえってんだよ。せっかくのごちそうに逃げられてしまうじゃねえか。客も。おお。お、しまった。あいつでもよかったんだ。ダメだ、もう動けねえ。どっち？Perché sei tornata da sola? Dov'è Siri? Che è successo? È arrivata Smirra e lei è rimasta a cantargli la sua canzone. Cosa?
Non posso crederci. Come hai potuto lasciare la tua amica sola con quell'individuo? Mi spiace, ma penso che tu abbia commesso una grave leggerezza. Ora non perdiamo tempo. Andiamo alla festa. Ah, Sotomo. あいつに決まりを破るほどの勇気はない. Non potremmo aspettare ancora? Questa è la solita storia, dobbiamo sempre aspettare. Puoi dirmi qual è il giorno in cui voi donne sarete puntuali? Con la scusa delle penne da pettinare, del becco da lucidare, le ciglia da spazzolare, ci fate far sempre tardi. Ya, ita ita! Ehi là, amici, eccomi e qua. E Bataki? Ben arrivato, Bataki. Spero che tu stia bene. Eh beh, non mi lamento. Se le loro signorie si vogliono accomodare, possiamo andare a prendere i posti per la festa in piazza. Sì, wow. Sì, andiamo. Gunnar Guster e Lasse, per cortesia, andate a chiamare Siri e ditele di sbrigarsi. Mi dà fastidio il fatto che arriviamo sempre per ultimi. Onorevole Presidente, onorevoli autorità, gentilissimi ospiti e cari amici. Dichiaro aperta la festa e comincio col salutare il gruppo degli orsi. Anche quest'anno noto con piacere la presenza di H e del suo branco. Chi è quello? Sembra essere un uomo. Un uomo? È un uomo! Non vogliamo un uomo! Silenzio, per favore, silenzio! Nils, sali sulla schiena di Martin e fatti vedere da tutti. Per favore, un momento di attenzione. Abbiamo portato questo piccolo uomo con noi. Si chiama Nils ed è il nostro migliore amico. Non potete immaginare quante volte ci ha salvati dalla cattiveria della volpe Smirre. Oppure quante volte ha salvato l'oca Martin rischiando la propria vita. E ieri, da solo, è riuscito a salvare il castello di Gliminghe dall'attacco dei topi grigi. それだけではありません. スコーネでは人間に捕らえられたリスを救い. グリミンゲでは灰色ネズミの群れを追い払って. Sei stato tu, mi hanno parlato di te. Nils, arigato. Hontoni arigato. Tutti quindi avete capito che Nils mi sta molto a cuore. È per questo che vorrei pregare i presenti di permettere al nostro amico di assistere alla nostra tradizionale festa di primavera. Anch'io lo conosco, il mio parere è che può rimanere con noi. Watashi mo sansei da. Come sono felice, ti ringrazio, H. Anch'io sono molto contento, Nils. Questa ricerca ci sta dando proprio sui nervi. Che stupida. Senza contare che perdiamo l'inizio della festa. Ma dove sarà? Lo sapeva che c'era la festa. Uffa, per me può pure restare dove si trova. Sì. Questa scema. Oca. Qui non c'è niente di speciale. Non è un posto che merita di essere visto. Questa è una cosa che sapete tutti. La gente non può capire le ragioni per cui animali tutti gli anni si incontrano a questa grande festa. A noi questo posto piace e faremo sempre qui la nostra riunione. Oggi è l'unico giorno dell'anno in cui il tenero coniglio e la vorace volpe possono stare insieme tranquillamente. Capito? Tranquillamente. E ora comincia lo spettacolo con il procione lavatore. La 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 la. Oh, che bello, che bello. Come sono bravo. Non vedo niente, fatemi un po' di posto. Che bello, è bellissimo. Bello. E con tutta questa pellicetta di mezzo. Straordinario come abile il nostro procione. Bravo. Bravo, meraviglioso.
Fatemi vedere! Uno, due, tre, dov'è l'uovo? Eccolo qua! La 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 la! Oh, cado, cado! Ai! Questo non è possibile! Io non ho più voglia di cercare quella stupida oca! Neanch'io! Mimo! もう痛いわね。誰石をぶつけたのは。お謝りなさい。あら、あんたたちこんなとこで何してるの？これね。お次は南部地方代表アッカ。Ora tocca Siri ed Ingrid, ma dal momento che Siri non si trova, Ingrid inizierà a ballare da sola. Oh no, io non posso senza Siri. Se non balli faremo una brutta figura. È tremendo sentirsi tutti gli occhi addosso. Avanti, non vorrai tirarti indietro adesso. Oh, coraggio, Ingrid. No, no. Gli uccelli comincino il coro. Sì, sì, molto bene. Cosa c'è, Ingrid? Bravi, così, molto bene. Bravi, ancora, così. Arriva Siri! Siri è venuta e canterà. Siri è venuta e canterà. E Siri è venuta, eccolo qua. Guarda, guarda, qua, 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 qua. Guarda, guarda, qua, qua, qua. Primavera, venite primavera, tutti a ballare con me. Non ce la faccio più a resistere. Non ne posso più. Aiuto! Aiuto! Lasciami per piacere! Oh. Fermati, Smirre! Che stai facendo? Ma come ti permetti di comportarti così in un giorno come questo? Hai disturbato la pace di questa festa. Aiuto! Verrai punito severamente. Ingrid, hanashi nasai. Okite wa mamoru beki desu. Urusei, urusei. Itsumo tarafuku tabeteru omei ra ni wa gaman mo dekiru daro ga na. Harapeku no ore ni wa okite mo hittakuri mo aru mon kei. Dou demo kono gan wa tabe sasete morau zei. Nils, bataki no fue wo. Hai. この国の動物たちは二度とお前を相手にはしない。
二度と我々の前に姿を見せるな。Finalmente ce lo siamo levato di torno. Oh, ma quello non è il mio corno magico? Sì. Con tutta questa confusione me l'ero dimenticato. Ho sentito che hai cacciato tutti i topi grigi da Gliming, bravo. Grazie. Non potevi fare a meno di ballare davanti al suo naso. Siete sicuri che non lo vedremo questo più? Questo non lo possiamo sapere. E poi non dimenticare che un artista non può fare a meno di esibirsi anche se è pericoloso. Qui, 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 qui. Siri, quando dici certe sciocchezze non ti sopporto. Oh. さあ、とんだ邪魔が入ってしまいましたが、皆さん。おや?おお。Avanti, amici! Non sarà certo questo spiacevole incidente a farci interrompere la festa! No! 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 Ehi, stanno arrivando le gru! E in quel preciso momento nel cielo apparvero le gru. Nils non riusciva a respirare, tanto era eccitato. Non aveva mai visto in vita sua un volo di uccelli così bello come quello delle gru. Sembrava che scivolassero sull'aria, come nuvole, velocissime e leggere. Scivolarono su Tulamberg, sotto i raggi del sole. Raccolsero con grazia le loro ali che brillavano come se fossero d'argento. A Nils sembrò di vivere un incantesimo. Non aveva mai visto una scena così bella. E quello che sentiva non si può raccontare. Era come se anche lui fosse uno di noi. Soleva fushigina odori desu. Miteiru douvutsu tachi ni yūki to yasashisa o kanji saseta no desu. Sentisse come noi e vivesse come noi. Dimenticava di essere un uomo per essere solo parte della natura. Cosa aspettiamo? Pensava lui. Sono qui, cosa stiamo aspettando? E non osava domandarlo agli animali. E improvvisamente Nils seppe cosa stavamo aspettando. Aspettavamo la primavera, quel miracolo che si rinnova ogni anno. La natura torna a fiorire e tutti si sentono più belli e più forti. Ecco, Nils, quello che significa questo giorno. Arriva la primavera, Nils. Eccola. Con coraggio sono riuscito a conquistare la stima e la fiducia del barone H, che mi ha accolto definitivamente nella sua schiera di oche selvatiche. Anche Nils è felice, anche se spesso i suoi pensieri tornano ai genitori tanto lontani. Lui sa che per tornare da loro dovrà prima ridiventare grande, e perché questo accada, Nils deve continuare a essere buono.